mio lombardo, no, parlicchio. Arriva. Ecco, devo dire la verità, in Malesia non ho molte opportunità di far pratica. Sì, non ho molte opportunità di far pratica, e questo mi spiace. No, leggo tanto con loro, ecco, magari non parlo tanto, ma ascolto molto, leggo molto, cerco di impararlo il più possibile. E i miei genitori venivano da fuori, da Lombardia. E Coluzzi. Mio padre è del sud, era lucano, è morto. Mia madre è danese, perciò sono proprio un miscuglio strano. Però sono nato a Milano. A metà strada che è proprio Milano. Esatto, hanno calcolato. Però fin da piccolo, ecco, io sono vissuto in un ambiente molto multilingue effettivamente. E questo comprendeva anche il milanese. Io abitavo a Milano, in periferia, Baggio. E uscendo di casa andavo dal Prestinè, lo ascoltavo, non lo parlavo perché purtroppo non c'era a scuola, lo ascoltavo, l'avevo imparato a capirlo, insomma, però no, io non lo parlavo. In casa sentivo il danese da parte di mia madre, anche se lei non mi parlava più che altro italiano, però lo sentivo quando parlava con i parenti, poi se andavo in Danimarca, sentivo il dialetto di mio padre, Accettura, provincia di Matera, quella parte del padre. Poi a scuola, naturalmente, l'italiano è la mia prima lingua, anche per questo parlo. Ci tengo a sottolinearlo, parlo italiano non perché penso che sia una lingua migliore, è una bella lingua come tutte. È quella che parlo meglio e per questo la uso qui. Dopo l'inglese. No, l'inglese lo parlo anche molto, per questo anche perché vivo da tanti anni fuori dall'Italia. Però nel momento in cui mi sento diciamo, nel momento in cui mi sento più sicuro, mi sentirò più sicuro col milanese, col lombardo, mi butterò. Però adesso ho bisogno di... perciò parlo italiano. Sì, allora stavo dicendo appunto, vabbè, magari mi presento velocemente, mi ha già presentato Simona. Io in realtà insegno, ecco, la mia università si chiama Università di Malaya, che è l'università storica della Malesia e di Singapore, una volta erano insieme, Singapore si è divisa dalla Malesia. Comunque sono lì da 7 anni, sono 10 anni che vivo nel sud-est asiatico, ho trovato lavoro accademico, non perché non volessi lavorare da altre parti, mi sono laureato prima in Inghilterra, dove ho studiato inglese, qualcosa inglese e spagnolo. Lo dico perché è grazie allo spagnolo che ho cominciato a interessarmi alle lingue locali, alle lingue minoritarie. Probabilmente sapete già, avete sentito della situazione in Spagna, un paese dove le lingue, alcune delle lingue locali sono tutelate e si stanno espandendo, sono parlate. E questo mi aveva subito affascinato quando ho cominciato a viaggiare in Spagna, a studiare lo spagnolo. E tanto è vero che appena ho potuto ho fatto un master in Inghilterra, però sulle lingue minoritarie spagnole, in spagnolo. E da lì diciamo, è cresciuto il mio interesse verso le varietà italiane, locali italiane, e sono riuscito ad avere una borsa di studio per fare un dottorato di ricerca, un PhD, come si dice in Inghilterra, un dottorato di ricerca a Bristol, in Inghilterra. Ho avuto fortuna e ho trovato un'ottima supervisor. Supervisore, tra l'altro che una, anche lei bilingue, trilingue, perché lei parlava italiano, italiano benissimo, inglese naturalmente, parlava la sua prima lingua, però non era nessuna delle due, era il gallese. È il gallese, perché siamo ancora in contatto, ma la lingua gallese, perciò questo automaticamente la rendeva aperta. Poi lei aveva studiato italiano, lei aveva anche lavorato su piemontese, aveva scritto degli articoli anche su piemontese, perciò è stato quasi naturale che mi accogliesse come studente, perciò sono riuscito a fare questo dottorato e il risultato è questo qui, e questa è la mia tesi di dottorato in inglese, naturalmente, tutto in inglese, e questo credo che sia il primo libro a livello internazionale che parla non solo di lingue minoritarie, ma anche del lombardo. Ecco, a quei tempi io mi concentravo più sul lombardo occidentale, sì, per varie ragioni. Comunque mi sono sì, in questo praticamente nel mio dottorato io ho fatto un confronto, allora mi occupavo prima di tutto e mi sono occupato durante il dottorato
della promozione, diciamo, delle lingue locali, ho fatto un confronto tra Spagna e Italia, concentrandomi sull'Italia. A quel punto mi interessava, però mi interessava il confronto, perché in pratica volevo far vedere guardate cosa si fa in Spagna e guardate cosa non si fa in Italia. E allora ho fatto un confronto, ho preso tre varietà spagnole, cioè spagnolo della Spagna, e tre varietà italiane. Allora, due lingue minoritarie della Spagna, il galiziano, il gallego, il galiziano, e l'aranese, che è una piccola lingua occitana che si parla nei Pirenei, e le ho confrontate, non confrontate linguisticamente, io sono, premetto, sono un sociolinguista, non un linguista in sé teorico o descrittivo. Allora, mi interessava il discorso di come si usa la lingua, soprattutto il discorso, come dicevo, della promozione. La mia specialità è language planning, pianificazione linguistica, come conservare, diffondere le lingue, soprattutto le piccole lingue. Ecco, dall'Italia invece ho preso il friulano, che è lingua minoritaria conosciuta, anche se sociolinguisticamente è come lo basa, tale quale. Ho preso il friulano e ho preso una piccola lingua che è il cimbro, non so se hai sentito parlare, è una varietà germanica che si parla sull'altopiano di Asia, provincia di Verona, di Trento e di Vicenza, perché avevo vissuto a Vicenza, mi interessava molto. E poi ho preso una lingua regionale, ho preso dalla Spagna, ho preso l'asturiano, che non è riconosciuto proprio a livello statale, perciò lingua regionale, e ho preso per il confronto, naturalmente, visto che sono di Milano e ci tenevo molto, ho preso il lombardo occidentale, in quel caso diciamo lombardo. Ecco, interessante, in Spagna assolutamente non si può chiamare nessuna varietà dialetto. Ecco, magari lo spagnolo parlato con l'accento andaluso magari si può anche chiamare dialetto, magari non gli piacerebbe molto. Invece mi trovavo davanti a una realtà, quella italiana, in cui il lombardo come il siciliano vengono chiamati dialetti. Allora, io per questa tesi, per questo libro che è uscito per la casa editrice Peter Hunt, cioè a livello internazionale, in questa tesi io ho usato il termine dialect in inglese, l'ho usato però premettevo. In realtà questo non sarebbe il termine giusto. Però non osavo ancora fare il passo più lungo e dicevo, in realtà il termine giusto sarebbe regional language, lingua regionale. Comunque, diciamo, ho fatto questa premessa chiarendo i motivi per cui la lingua dovrebbe essere, il lombardo dovrebbe essere chiamato lingua regionale, e poi, insomma, ho scritto la tesi usando dialect. Nel primo articolo successivo accademico, che è uscito su una rivista accademica internazionale, si chiama Modern Italy, invece nel primo articolo io partivo direttamente con lingua regionale, già nel titolo, perché mi sembrava fondamentale. Capivo sempre di più che non usare il termine dialetto non solo non è chiaro, non solo non è, dire, non è corretto, perché sappiamo bene che le lingue regionali italiane non derivano, non sono delle varietà della lingua italiana. Il toscano, che poi è diventato italiano, è esattamente come il lombardo, eccetera. Derivano tutte dal latino, sono lingue imparentate chiaramente, derivano tutte dal latino, però sono sviluppate in maniera indipendente, poi chiaramente con delle influenze, eccetera. Perciò usare, ecco, soprattutto gli accademici stranieri vedono dialect, Italian dialect, e dicono, ah, sarà un italiano parlato con un accento un po' diverso, qualche parola, come, perché loro usano dialect magari per l'inglese di Birmingham, che è un inglese con un accento un po' diverso, qualche parola un po' diversa, una cosa assolutamente vera. Allora, prima di tutto, qualsiasi persona fuori dall'Italia si confonde, no? Non capisce bene cosa sia, no? Non si rende conto che sono lingue, e questo è già un fattore. È vero che alcuni linguisti, c'è questo coserio, ad esempio lui distingueva tra dialetti primari, dialetti secondari. Quelli primari erano dialetti, cioè quelli dialetti italiani, secondari invece quelli appunto che sono varietà dell'italiano, tipo gli italiani regionali. Però questo confonde, secondo me, non c'è nessun bisogno di complicare le cose, che poi in ogni caso all'estero non ti capisce nessuno. E invece questo termine, lingua regionale, che viene usato in altri paesi, così chiaro, è diretto. E poi c'è un altro fattore, che direi che è ancora più importante,
dialetto da qualsiasi parte del mondo si usi dialect in inglese o in altre lingue, dialect, dialetto in spagnolo, dialetto in italiano, ecco, questa parola fa sempre pensare a qualcosa di inferiore alla lingua. E questo, quando si pensa a dialetto, non è come una lingua, è qualcosa, forse un derivato, qualcosa di... C'è questa accezione negativa. Non dico che sia solo negativa, perché il dialetto può far pensare al folklore, magari anche cose positive legate alla cultura locale, alla famiglia, però in generale c'è anche questa cosa che comunque è un po' inferiore. Un dialetto non si può usare per scrivere un libro, non si può usare il dialetto per un testo scientifico, non si può usare il dialetto per scherziare su un giornale, no? Se si parla di lingua regionale, già il termine lingua regionale è molto più neutro. Lingua regionale ti fa capire che, ad esempio, il lombardo è quello che è una lingua. Perciò io ho puntato molto in questa direzione e devo dire, ecco, forse sembra un po' immodesto, però sono stato il primo a dire queste cose, se non altro in inglese, a livello internazionale. Probabilmente qualcuno... Se puoi aggiungere? No, ok, sta controllando. E questo mi sembra molto importante, sottolineare questa cosa. Il lombardo, io vi inviterei... ecco, se si vuole usare il termine dialetto, va bene dire dialetto milanese, ecco, il milanese è un dialetto del lombardo, ad esempio. Questo va bene, perché effettivamente è una varietà. Io preferirei usare varietà che suona un po' più netto, però va bene, se si chiarisce questa cosa, non è un dialetto italiano. E ripeto, quando dico questo non ho niente contro l'italiano, l'avete capito, è la mia prima lingua. Lo stesso vale anche per quello che si parla a Saronno. Esatto, sì sì. Perciò bisogna che questa cosa sia chiara, e il lombardo si può sviluppare come una qualsiasi altra lingua, come si è fatto in altre parti del mondo. Ripeto, io conosco l'esempio spagnolo particolarmente perché l'ho studiato nel mio dottorato, io ho anche vissuto in Spagna per 2 anni, lì ad esempio catalano, soprattutto il galiziano, quello che conosco meglio, prima della morte di Franco erano considerati dialetti. Durante il franchismo, durante il fascismo spagnolo, questi erano dialetti, los dialectos de España, no? E nel momento in cui Franco è morto, sono cambiate le cose, si è cominciato a chiamarli per quello che in realtà erano. Le lingue regionali sono sviluppate, e adesso in Galizia, ad esempio, e ripeto, queste lingue sono sociolinguisticamente molto simili, lombardo, galiziano, l'aranese di cui parlavo prima. In Galizia c'è un canale televisivo in galiziano, in galego, totalmente in galego, chiaramente l'autonomia, della regione, insomma, spendono soldi anche su questo perché non sono cose a buon mercato. Però io vedo la cosa che mi... veramente incredibile questa grossa differenza. Io non pretendo che qui in Italia si faccia quello che si fa in Spagna, anche abbiamo anche molte più lingue, eccetera. Noi sì, invece. Loro sono pazzi, più perché no? No, perché no? Certo. Quando dico non pretendo, lo dico un po' retoricamente, no? Io per questo il mio lavoro. No, anche a lui la prende. Sì, sì. Tra l'altro noi stiamo lavorando insieme in questa direzione, almeno dal punto di vista. Io purtroppo non sono qui per il momento, perciò. Il mio apporto è relativo, chiaramente, però noi collaboriamo insieme. Tra l'altro abbiamo appena scritto insieme un capitolo per un libro accademico in inglese, il libro sulle lingue minoritarie, e abbiamo scritto questo capitolo sulla promozione, ripeto, articolo accademico, sulla promozione del lombardo e del siciliano. Abbiamo collaborato con un nostro amico e collega siciliano molto in gamba, giovane, ma molto in gamba, Marco Trizzino, molto in gamba, tra l'altro lui è anche uno... attivista. Esatto, un attivista molto... attivo. Poi dopo lo dirà lui stesso. Comunque, mi sembrava anche importante, perché a volte uno pensa chi si occupa di lingue... chi si occupa del lombardo, lingue del nord Italia, è un razzista, leghista, dico magari qualcuno è leghista, niente in contrario, però leghista di quelli molto chiusi che dicono noi siamo i migliori, loro i meridionali. No, non esistono quelli leghisti.
Io spero di no, spero di no. Comunque, no, quello che voglio dire semplicemente è che noi crediamo che tutte le lingue regionali in Italia siano ugualmente importanti e noi siamo a favore della promozione di tutte, noi ci occupiamo chiaramente di quello che cui ci sentiamo vicini, ci sentiamo di appartenere, no? Il Lombardo, ma tutte le lingue. Abbiamo collaborato molto bene con Trizzino, l'articolo e il libro uscirà fra poco, purtroppo in inglese. E abbiamo altri progetti, un altro capitolo uscirà l'anno prossimo, immagino. Perciò noi continuiamo a lavorare. Io da lì, metà della mia ricerca è sulla Malesia, sulle lingue minoritarie e altre cose. I malesi chiaramente sono lì, però io continuo a lavorare a distanza, per quando vengo qua. A proposito, non sono venuto a piedi, voglio assicurarvi, e neanche solo per questo, sono qui in vacanza, però abbiamo, anzi, organizzato Simone tutto. E volevo aggiungere, adesso sto passando, c'è una cosa, no, perché stavo, mi è fuggita. Sì, sì, mi darà sentato. Certo. Sì, intanto passo, poi riprendo il discorso. Come vi capì, la parola dialect l'avevo trovata in due maniere diverse, anche nella letteratura scientifica. Allora, di una varietà d'una lingua in generale dal punto di vista linguistico, cioè al milanese, il bergamasco un po' diverso, no? Però che una mutua intelligibilità in sciforta, per quei che in buon veramente parla ogni di una sua dialetto, la sua varietà, che qui lì si dice in dialects of the same language, dialect della stessa lingua. Però che al termine che in della linguistica, da quel punto di vista che al ganò un significato negativo, cioè che non una gerarchia tra i dialetti di una lingua, se io intendo come varietà dal punto di vista strutturale. Invece se un'altra tradizione della letteratura scientifica, forse sociolinguistica e sociologica, si parla di lingua come qualcosa che sta in alto e il dialetto che eventualmente in caso di situazioni informali. Allora vi è sempre un po' di confusione tra qualche salto termini lingua e dialetto. Allora è vero che quel che termina di che sta un po' antipatico l'idea di sentire parlare di varietà lombarda come di dialetto, allora dove uno la parola e basta e esce risolto al problema. Allora che in certi linguisti, certi sociolinguisti che Gatene non trova mai la parola di Gatene, insomma è un po' questa che mi dà così. Sì, mi è venuto in mente cosa vuol dire. No, perché se dicevo dei miei articoli, la tesi in inglese, naturalmente in inglese, perché io ho fatto il mio dottorato a Bristol in Inghilterra, adesso lavoro in Malesia, però devo dire che io ho provato anche a pubblicare in italiano, perché ci tenevo che non fosse tutto in inglese. Non ci sono riuscito. Io fino adesso, e sono vari anni, ho pubblicato tanto, sono riuscito solo a pubblicare, perché me l'hanno chiesto, un capitolo sul libro di friulanistica. Mi hanno chiesto di fare un capitolo di confronto tra friulano e altre lingue minoritarie, in cui naturalmente uso anche il lombardo. Confronto vuole dire per quel che riguarda la promozione, l'uso, eccetera, eccetera. Questo è l'unico che è uscito due anni fa, questo articolo. Parlo tra l'altro anche di vitalità linguistica, che è un altro aspetto che mi interessa molto per vedere quanto vitali la forza, diciamo, delle lingue locali. Ne hai parlato tu all'inizio, secondo l'UNESCO, il lombardo è definitely in danger, cioè, sì, perciò molto in pericolo. E ci sono vari modi di valutare le lingue. Io ad esempio ho utilizzato molto un altro sistema che si chiama IGIT, che però dà praticamente gli stessi risultati. C'è lombardo, beh, potete capire, vedere anche voi quanti bambini incontrate che parlino lombardo. Pochi. E questo è già un segno che le cose non vanno tanto bene. E, comunque in Veneto è diverso. Come? In Veneto è diverso. Chiaro, in Veneto è diverso. Sì, in Veneto è diverso. I bambini, soprattutto nelle isole tipo Burano, ma anche nelle zone un po' fuori le grandi città, i bambini tra di loro parlano bene. Sì, sì, sì. Capita, in realtà le lingue regionali.
Le lingue regionali hanno gradi di vitalità diversi. E purtroppo il lombardo di quelle messe peggio, purtroppo, insieme alle ligure, piemonte sono lingue, anche per il discorso dell'immigrazione, eccetera, per vari fattori. Il Veneto, diciamo, è abbastanza forte, anche se è in pericolo, non tanto come il lombardo. E per il trend al ci sono meno bambini, diciamo, soprattutto nelle grandi città, che o parlano un veneto ma più influenzato l'italiano, perché c'è anche quel fattore da vedere. E il siciliano è ancora molto forte, il napoletano è ancora molto forte, dipende molto da regione a regione. E qui siamo purtroppo messi abbastanza male. Torno al discorso dell'inglese, ecco, io ho provato a pubblicare e devo dire che in alcuni casi colleghi linguisti italiani mi dicevano sì dai, adesso mi interessa, cerchiamo di pubblicare il tuo articolo. Poi quando cominciavano a vedere lingua regionale, queste cose, allora uno mi aveva detto proprio chiaramente, non faccio nome, ma ha detto guarda Paolo, il tuo articolo è interessante, ma sai che qui siamo in Italia, bisogna stare attenti, lingua regionale, promozione. Dire di no, così me l'hanno detto qua abbastanza direttamente, e questo è molto triste, l'accademia per antonomasia dovrebbe essere aperta a tutto, uno può essere anche il contrario, naturalmente ci sono tutte le idee che devono essere accettate, sempre che comunque supportate da evidence, come si dice, evidenza. E invece purtroppo in campo dialettologico, linguistico in Italia, almeno fino adesso, perché quello sta cambiando, soprattutto diciamo di questi giovani, che ce ne sono tanti, no? Che si stanno aprendo, però ecco, è curioso che i linguisti italiani, la maggior, non tutti, c'è qualcuno anche in Italia, la maggior parte dei linguisti italiani che sono aperti verso queste tematiche e lingue locali in Italia, lavorano all'estero. Guarda caso, abbiamo effettivamente molta più libertà. Io fin dall'inizio ho potuto dire quello che ho detto perché ero in Inghilterra e avevo un supporto, mi sosteneva la mia supervisor, eccetera. In Italia, vi dico la verità, soprattutto allora, insomma 15 anni fa, non avrei potuto avere un finanziamento, non avrei potuto fare un dottorato di ricerca su questi temi. Assolutamente. Infatti, io ho avuto, come loro sanno, ho avuto dei grossi problemi con la mia discussione della tesi, perché uno degli esaminatori era un italiano, un linguista di quelli che lavora o lavorava in Inghilterra, e lui è stato abbastanza spietato. Per accontentarlo ho dovuto aggiungere un capitolo, ho dovuto lavorare un altro anno, poi fortunatamente non ho dovuto fare i cambiamenti che lui voleva fare, lui in realtà voleva che cambiassi la tesi. E in realtà mi hanno sostenuto anche vari, alla fine la tesi più o meno è uscita, a parte questa aggiunta, alcune piccole come la volevo io, ed infatti è stata subito pubblicata. Però ho avuto anche con alcuni miei articoli che poi sono usciti su riviste internazionali, nel momento in cui venivano recensiti da linguisti italiani, mi bloccavano. Vi dico solo questo, poi chiudo, non voglio annoiarvi con queste cose. Comunque, molto curioso, un articolo che ho pubblicato sulla rivista Language Problems and Language Planning, una rivista internazionale molto conosciuta appunto la promozione delle piccole lingue. Questo, all'inizio avevo mandato un'altra rivista e questa me l'ha rimandata con questa critica molto negativa da parte del recensore. Sono recensori anonimi, ma si capiva chiaramente che era un italiano. E non c'erano motivazioni, in realtà mi diceva queste cose non si possono dire, cioè era una cosa veramente assurda, solo che naturalmente queste riviste non possono stare a controllare, loro gli danno degli esperti, di solito sono due o tre esperti a livello internazionale che danno un'opinione, se uno su due, anche uno su due dice di no, l'articolo non viene pubblicato. E niente, non potevo farci niente, ho protestato un po', ho detto ma qui in realtà non vedo le motivazioni, vedo soltanto, va bene, non c'è stato, l'ho mandato quest'altra rivista, la Language Progress e Language Planning, che è una rivista notoriamente più aperta, me l'hanno pubblicato subito, non mi hanno neanche chiesto di modificare un po', niente, Paolo te la pubblichiamo direttamente, perché quelli erano aperti, e gli altri e dell'altro probabilmente c'era di mezzo un accademico italiano, triste ma purtroppo. Benissimo, che batto mi mando intanto al Paolo Comizzi. E una precisazione.
gli articoli dei quali parla Paolo Coluzzi in nodi articoli giornalisti, in di articoli scientifici, che passa attraverso, come avete potuto ascoltare, di recensione fa da alter specialista. Dunque, le no come pubblicai sul giorno il Corriere della Sera, le no di stessa roba. Che schi, Paolo, dimmi la verità, lei è un liber, Minority Language, Language Planning and Micronationalism in Italy, lei del 2007. Sì. Allora, in del 2007, Paolo Coluzzi è stato il primo a parlare delle lingue regionali e soprattutto ha scritto Lombard, dunque, ha citato Lombard. Sarà un po' difficile, però provi a domandare se capite di domande. Una qua domanda. Che ne è ben più? Vuoi il microfono, vero? No, no, amico. Sì. Sarebbe per amico la musa, sembra odiosa. No, vai, vai. La più segata per i batteri. Passo la parola a Ercole Rossi, che è assessore alla scultura di Slavia. Sul tema consigliere, con la voce dolce e melodiosa. Da domani che non mica da fare, perché hai già detto il corso e mi appare una roba bellissima che fa stasera. E mi voglio di considerazione da fare su quel che di prima. La prima, perché saperli, lui mi ha detto prima il dialetto, ma mi la usi la parola, sono orgoglioso di usare la parola dialetto, che non è nata. Perché lingua, secondo me, la metti dopo, no? Questi motivi, i genitori. I genitori non potevano fare, non potevano fare. Se il figlio parlava di lei, guai! Guai, con la vitosa che era la dimostrazione. La vitosa, ragazzi, 40 passanti, tutti noti, no? E me ne ho detto, parlare no di lei, e per me la vitosa parla esclusivamente di lei in casa. Guai a sentire, guai a parlare il dialetto, ma come la mitosa che ne sta tanti. Questa è una mia considerazione. Poi dopo quello accennare prima alla micro-veronese, no? Potrei toccare il discorso politico, ma questo lascio da parte. Lascio da parte perché dal mio punto di vista che è una certa concezione politica da parte di quei che preferisce toccare il discorso dialetto, anche se mi sono da qui che considera il dialetto la lingua locale, anche se ce ne ha i megatesi, di parlare anche a chi da dimenticasse il nome. A già mi scusi se sono lungo, ma mi è capitato a membrare. No. Io faccio la prova, mia personale, siccome con difetto scrive a me bambani in dialetto, noi se mi contassimo sulla... con difetto scrive bambani in dialetto, poesia, ma parla una parola grossa. No. E mi parli di mio bambino di tradizione di un paese, non soltanto dalla mia vita, parli di tradizione di un paese, lo fa libero e adesso lo fa, su deve fare un'altra. No. Perché dici difetto dalla gente? Perché mi sono da, e che non mica da problema di, dal presidente della Proloco da Cislac, e così quando chi ne è proprio che il tempo libero, quando a chi un momento che si deve fare una vostra riunione, quando si trova a fare quel corso, no, i due che mi influenzi no, savori a venire là e va a parlare un quarto d'ora da dialetto. Allora che ora mi dice, che ora in mezz'ora fa che la capì, quando la capì, quando mi pare che la capì niente, che già passati in mezzo, ma mica ci va. Capito? Perché c'è presidente della Proloco di Cislago, eh? Ma prima voi avete parlato della Proloco, a Cislago no. A Cislano, no, no, sì. No, ma no, se toccheremo un discorso politico, preferisci una santa parte. No. E poi, una cosa sola, voi avete lì dei libri dove avete tradotto il dialetto. Io sto facendo un'altra cosa, ma guardatevi, lo dico perché è in riferimento a quello che ha fatto loro. Ma come mai adesso a cambiare la lingua? Ostia, ti chiedo sentire. Se mi tirò per la comunità. Perché anche lì ho pensato a fare una roba simile, cioè fa di canzoni famose
non trovi tradotti in italiano, non trovi tradotti in italiano, ma tra Olivieri scherzoso e anche magari qualcosa del portale, no? Rispettando la musica. Quella di Vulcani Lumbar, quella di italiano. No, in italiano, lo va, mi parli esclusivamente con che scrivi in un dialetto del paese, Islam, ho sbagliato il no, mi parli esclusivamente in un dialetto del paese, Islam, la differenza, più stati un altro, mi scrivi esattamente in un dialetto del paese. Su questo vuol dire l'esigimento, vuol dire, fatti amico, plurale, una bellissima roba quella lì, da traducibile, e cioè mantenere la musica originale, e poi dopo scrivere di parole che mi inventi, bello, quello, ma comunque scrivi bene, grazie, scusami. Grazie. Sì, potrei magari rispondere velocemente prima, sì, poi passiamo. Ok, grazie. No, sennò poi non spazio qua per prendere tutti gli appunti, dimentico qualcosa. No, mi sembrava importante ribadire, va bene, sono contro l'uso del termine dialetto. Come dicevo prima, l'importante è che sia chiaro che dialetto non è dialetto dell'italiano ma dialetto del lombardo, tutto qua. Poi se uno a livello locale, perché posso capire, c'è un attaccamento, sì, dico sempre il dialetto lombardo, sì, esatto, c'è un attaccamento emotivo anche per il termine, però ecco, bisogna stare attenti nella lingua di... esatto, perché bisogna stare, però quando usciamo dalla Lombardia parliamo a livello italiano o internazionale, io insisterei, se potete, di usare il termine lingua, perché tra l'altro mi è venuto in mente prima la carta, abbiamo accennato prima la carta europea delle lingue minoritarie e regionali, promuove appunto, dà la possibilità, cioè di promuovere lingue minoritarie e regionali, e dice chiaramente questa carta non è per i dialetti, perché loro pensano ai dialetti tipo l'accento di Birmingham o cioè praticamente accenti, no? Perciò, continuando ad usare il termine, ripeto, fuori dalla Lombardia, a livello internazionale, se usiamo il termine dialetto, così, questo è un dialetto, noi non lo promuoviamo, noi promuoviamo lingue regionali, e il lombardo, dal punto di vista linguistico e sociolinguistico, è una lingua regionale, volevo solo dire questo. Passiamo, sì. Grazie. La prima è una battuta, no? Ma avevo l'impressione che il dialetto lombardo deriva dal cinese. Prova di 505 chiodi. 508. Poi la storia della lingua minoritaria è colpa anche soprattutto della scuola, perché tutti i primi quando a scuola mi impara a memoria la cavallina storna il 5 maggio, eccetera. E nessuno conosce i poesie del Porta, del Salvatore di Giacomo, del Trevusa, che sono importanti, grandi, belli, ma loro. E questo è il problema. Posso fare una cosa per questo riguardo? Io amo la poesia, viene chiamata anche questa poesia dialettale. Non so se possiamo trovare una cosa, poesia regionale, non so, dobbiamo pensarci. Esatto, e secondo me la poesia, ecco, parlo per conto mio, non dico che non ci sia bella poesia in italiano, però per la mia esperienza di lettura, di lettore, di appassionato, come la poesia dialettale non c'è nulla. Esatto, il fatto è questo, la maggior parte dei poeti che hanno scritto, soprattutto nel passato, in italiano, usavano una lingua che non era loro. Chiaramente quando usi una lingua straniera per esprimere certe cose non puoi farlo con la profondità in cui lo fai con la tua lingua. E questo si nota chiaramente, io ho letto molto poesie friulano, bellissime, ho letto poesie lucane anche per mio padre, Albino Pierro, non so se vi dice qualcosa. Veramente, poi chiaramente se la lingua regionale di un'altra regione si fatica a capire, bisogna leggere il testo a fronte, però
anche semplicemente leggere insieme i suoni, e veramente sono d'accordo, c'è una grossa differenza. Volevo, ecco, aggiungere una cosa che si ricollega anche all'intervento precedente rispetto al discorso di che una generazione, varie generazioni hanno non hanno parlato la lingua locale ai bambini, ma questo non è appunto, noi non diamo la colpa a nessuno, perché è chiaro che si viveva in un periodo attuale. Sì, sì, ma nel passato soprattutto, ma questa cosa continua, perché in realtà nessuno, cioè la scuola, i mezzi di comunicazione, nessuno parla dei vantaggi del bilinguismo, nessuno, la gente non sa che un bambino che parla la lingua locale poi probabilmente a scuola sarà più bravo, e ci sono ricerche su questo, sa? Se non si sa, uno, è chiaro che un genitore dice: io non voglio creare problemi al mio bambino, voglio che sia bravo a scuola, perché questa è poi la motivazione principale, no, per cui si parlava italiano. Sì, scusa. Thales, che mi ha bisogno del microfono. Allora, volevo rispondere al signor che dicevi che le mie numadesche, la scuola, la crea problemi col dialetto. L'eravamo al tempo, quando il mio papà andava a scuola, che lui parlava dialetto perché il mio nonno in ca parlava dialetto, e quindi ringraziare che mi ha regalato il dialetto e il fulcin e che l'ho sempre c'è un saccoccia messo della Valtellina, le quel che è col fulcin. Allora, il mio padre andava a scuola, parlava dialetto e la maestra mi rompiva i bar. Allora, la soluzione per me, che mi era scrivendo anche sulla slide prima, le propri fa di rop per i fiù, perché di fiù partes le partite alla storia dell'italiano, di fiù gade parte la storia del dialetto, anzi di dialetto lombard, di tutti i dialetti lombardi, il valtellinese, il cumasc, quel del Saron. Tu di prima, scuso, tu di prima che mi sono dato al presidente alla Proloco per parlare, per poter organizzare quel corso quattro, non tanto. Certo. In del 2012, con la mia, con i miei gruppi Eurobics, Uvengiù, e che era anche Alessander presente, e il premio San Gerard de Monza per la sezione musicale. Ho scritto una canzone sui promessi sposi, tutta in lombard. Sì, sì. Grazie, va bene. Ma l'idea più se bella, lo aiuta, impara di anfa. Perché con Telme Duo, invece, due fem country folk, musica del Van Desfrose mia, ho partecipato alla selezione del Zecchino d'Oro con una canzone. Conti strofi in italiano, perché vabbè, per forza, però il ritornello in lombard, cui non di animai, bellissima per i bambini, ambientata in della Valmasi, in Val di Mel, e dedicata appunto al spirit di Bosch, che era il Gigiat. E le mie passate di Dodes in sce, però ho conquistato tutta la Val, perché adesso se sentite in fiù della Val Masin e che dici: ma te la conosci la canzone del Gigiat? Se mette a cantare. Perché? Grazie. Dopo fu una cicciarana, se me. Sì, ne ho alcune dirette da milanese che parlano troppo in milanese. Intanto il Canton Ticino parla in milanese. Pratica, io faccio dei libri, li hanno venduti in 200, compreso Boradori, che poi è diventato sindaco di Lugano. Allora, volevo domandare, intanto avete parlato di accademia, con il filologico c'è un rapporto?
perché io andavo dai Martini con loro a leggere il Carlo Porta, ma nessuno, pochi lo capiamo, sì, ma i Disgrazi o quei altri suoi poesie, sì, e va un po' perso quello. Poi parlando del friulano, Pasolini è stato un esplosivo del suo dialetto. Lui è nato a Bologna, però lì è esploso e l'ha nominato, proprio lì è nata forse la prima volta a dire che il dialetto è una lingua. Altra domanda che volevo fare, volevo chiedere un dizionario, oltre al Cherubini, che costa troppo, che si potrebbe acquistare, perché io fino a 11 anni sono andato in cortile, l'ho imparato, dopo l'ho perso, dopo ho sentito i Legnanesi, mi sono messo a scrivere libri, ho vinto concorsi, se guardate il notiziario di stasettimana, sono subito vinto Castiglione Olona, vabbè, Bogani mi chiamo in caso, Va bene. Poi psicologi dicono che il dialetto ad una certa età è importantissimo quando diventiamo vecchi, perché si rientra nella radice, si rientra, è un'espressione che fa bene anche al proprio interno. E l'ultima che vorrei domandare era, gli accenti si usano ancora, a parte quello grave, adesso non so, è la scrittura, a parte il su che se è quella, ecco, è, non si usano così più. Ma stai scrivendo, scusate, se stai scrivendo gli accenti ti capisci, no? No, ma ci sono i tre tipi di accenti, così usa il più grave, con altri due diesis. Poi una domanda personale, lì c'era una parola prima che ha scritto get, di solito lo scrivo GH apostrofo, lì c'era G solo, e non so, è regolare quello, non so, io ci sono varie grafie. Allora sbagli, no, insomma, sbaglia mai. No, anche perché da paese a paese quelle pronunce sono molto diverse. Le pronunce si scrive uguale, ma chi la uglora dice come un sciacco esiste. Avete fatto un elenco di concorsi, io a San Gerardo Editori, che c'è le Cingegni che sono il Sardo, io ho vinto tre volte. Due volte quello così, una volta quello racconto. Poi non so, aveva fatto anche Vera Prologo, poi ce n'era un altro, sì, io sì, ho visto, ma tutti i concorsi ce n'è 10.000 di concorsi, chi li vuole, ho stancato. Una battuta sulla grafia, poi ti passo il microfono. Una semplice battuta sulla grafia: gli italiani mettono i puntini sulle i, noi siamo Lombard e mettono i puntini sui. Allora sì, mi rispondi alla prima domanda, magari poi passi la parola a Bianca. Per il contatto con ti Schulka fa la domanda che rispondi. Per il contatto con ti associazioni in sul territorio, come il filologico, l'antica credenza del Sant'Ambrogio, perché anche Pontidas, come si chiama, il Ducate, Piazza Pontida, eccetera. Aghè una volontà della parte del Comitato Salvaguardia Patrimoni Linguistici di creare una rete, deve essere sempre in collaborazione, soprattutto per tutto quel che sa fare sul territorio per i lingue locali. Dunque, a livello nazionale, ogni giorno è responsabile e coordinatore di una regione, mi sa occupi della Lombardia, e che ci hanno sempre il piacere alle associazioni locali di far sapere attraverso il comitato scientifico, il comitato patrimoni, salvaguardia patrimoni linguistici, le attività che Andrea mette in pe a far su, perché se c'è un corso di milanese è importantissimo, se c'è una manifestazione, un convegno, una conferenza in lingua locale è importantissimo, se c'è uno spettacolo è importantissimo, di far sapere in sci che si mettono in circolazione informazioni a disposizione di quelli che gli interessa alla lingua, frequentare i siti in due che sa parlare la lingua e due che parlano in tradimento. Dunque sì, che è una relazione anche con il filologico. Io credo che hai detto che ho fatto un bravissimo, perfetto, benissimo. No, volevo chiedere di usa un manone parlato, ora ho promesso che dava dei contributi alle università della terza età, di rimetto, quello perché quello oltre al prologo era una cosa. Poi a Monza c'erano le elezioni, le ho ripetuto, a proposito, forse di una cosa poi passo, forse anche
grafie, Lissander dirà qualcosa sulle grafie, perché ci sono a disposizione varie grafie per le varietà lombarde.